E così sempre i grandi fanno la voce grossa, abbaiano molto forte, fino a che non si accorgono, beh, che tanta gente arrabbiata è difficile da gestire. DAZN fa marcia indietro, perdendo credibilità, la faccia, reputazione e soprattutto non bloccando di nuovo gli abbonamenti come voleva fare. Io sono Matteo Flora, mi occupo di gestione della crisi per lavoro e questo, beh, questo è Ciao Internet per parlare oggi proprio della marcia indietro di DAZN. Ciao Internet, ho dedicato la settimana scorsa a un post, sì, cioè un video abbastanza lungo parlandovi del perché secondo me la manovra e la comunicazione della manovra di DAZN di bloccare gli abbonamenti su solo due condivisioni all'interno della stessa rete perché, secondo le loro parole, troppi pirati e troppe persone abusavano del servizio era una pessima idea. Recuperando velocemente il perché, dicevo che era una pessima idea perché tradire la fiducia di chi aveva dato fiducia rispetto al fatto di poter condividere un account, indipendentemente da cosa c'era scritto sui terms of services, con la proposta commerciale che avevano fatto, significava toccare un punto valoriale per i propri utenti, e toccare un punto valoriale significa, spesso e volentieri, se non sempre, prendere un sacco di facciate. Non credo che abbiano sentito me, ma di sicuro hanno sentito le voci di tante, tante persone che hanno iniziato a bloccare l'abbonamento e disdire gli abbonamenti. E hanno fatto platealmente marcia indietro. Niente stop alla stagione, sempre un po' di piagnucoli, dopo nemmeno 48 ore dopo, un po' di piagnucoli dicendo: e però voi siete tanto cattivi che voi usate questa cosa peggio, eccetera. E dopo 48 ore, no, non se ne fa nulla. Per questa stagione almeno non ci sarà nessuna variazione contrattuale, se ne riparla eventualmente la prossima stagione. E come avevo detto, il tocco valoriale ha fatto inginocchiare anche DAZN. Ci sono tante cose che si possono portare a casa da questo, ma quella che vorrei semplicemente portare tra di noi a casa è la più semplice di tutte. Non si toccano sistemi valoriali all'interno della comunicazione aziendale se non sai esattamente che tipo di tasselli stai toccando. In questo caso, l'amicizia. Peraltro, non impari nemmeno da cosa è successo, cioè in questo caso specifico abbiamo all'interno dello stesso anno un caso similare se non identico che era quello dei biglietti dello stadio del Milan che a un certo punto duplicano di prezzo, cosa che era esattamente quello che succedeva adesso con DAZN, perché per una coppia di amici che avevano comprato un abbonamento significava ovviamente duplicare il costo iniziale previsto per la coppia di amici. Ecco, nemmeno da quello si impara qualcosa, si impara che lo tsunami di facciate quando si toccano sistemi valoriali sono importanti. E niente, ci si muove ancora una volta allo sbando, pensando al solito che gli utenti siano una manica di decerebrati. Alle volte non è così. O meglio, come dico spesso nei corsi, non possiamo pensare che tutti gli utenti siano deficienti. Rimane un problema, più di un problema per DAZN. Il primo, il fatto che la gente dubiterà il prossimo anno di qualunque offerta che andrà a fare. Dubiterà fortemente, uno magari lo espliciteranno, ma anche se non lo esplicitano il dubbio rimarrà e se possibile sceglieranno un'alternativa differente, magari lievemente meno economica, lievemente più costosa, ma di sicuro la perdita di fiducia è stata tanta. E secondo, adesso ci sarà la seconda marea di persone indignate e di insulti, legata a chi? Beh, legata a quelli che hanno disdetto l'abbonamento sulla scia delle dichiarazioni e che adesso si ritrovano con un palmo di naso ad aver perso capra e cavoli.
toccare gli argomenti valoriali è sempre un male. Toccare gli argomenti valoriali, gli argomenti identitari, come può essere il calcio in Italia, è uno di quei terreni scivolosi dove prima di fare qualunque tipo di manovra è meglio affidarsi a bravi professionisti e fare una buona analisi di come e perché potrebbe reagire il tuo pubblico e i tuoi clienti. Ad esempio, ma è solo un caso, chiedendolo a noi che ci occupiamo proprio di quello di analisi di reputazione e valoriale con le aziende che trovate alla vostra sinistra. Era una battuta, non è un problema, non è un placement pubblicitario. Solo vorrei che davvero una volta tanto si pensasse a quanto importante è la reputazione da mantenere in un soggetto come DAZN, nuovo sul mercato, che l'unica cosa che deve guadagnarsi degli utenti italiani è la fiducia, altrimenti il prossimo incumbent che arriverà con un filo più di reputazione Prime potrebbe mangiarsi tutta la tua fetta di mercato, perché le persone di te non si fidano più. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia un po' di giorni alla settimana con Ciao Internet, raccontandovi come la rete ci cambia e come noi cambiamo la rete. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento davvero giusto per farlo. Potete farlo sul canale YouTube, sul gruppo Telegram, che ha anche una meravigliosa community dietro il gruppo e canale, o sul corso, la newsletter gratuita. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi scaltato. A quanto pare ci avevo beccato un'altra volta ed estate parati.